Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul canale. Io sono De Chela e oggi vi racconto la mia ultima esperienza di lettura. Si tratta del Gatto Pardo di Tommaso di Lampedusa, un libro che ho preso in prestito nella biblioteca del mio paese. Infatti la location oggi non è genovese ma è piemontese. E ho deciso quest'estate di concludere appunto le mie letture estive con un classico. Avevo voglia di leggere un classico, anzi di tornare a leggere un classico, perché io non leggo libri di questo genere dal periodo della scuola, dal periodo del liceo, pur essendo io una appassionata di classici. Sono libri che mi piacciono, ma ho congelato questo mio interesse dal periodo della scuola. Per me un libro è un classico quando ha dei valori che riesce a veicolare oltre il tempo. Ed è per questo che io sono rimasta molto affascinata dai classici nel periodo della scuola, perché secondo me è un periodo nel quale la persona, l'identità della persona che si sta formando, Scalfari diceva che durante il periodo della scuola noi vestiamo la nostra anima, ed è una frase su cui ho riflettuto molto e alla quale credo molto. Chi frequenta il canale sa quanto io creda nella scuola, nell'istruzione e sia consapevole della delicatezza di quel periodo per la formazione dell'identità dell'individuo. Quindi è doppiamente apprezzabile chi lavora entro determinati contesti che aiutano un ragazzo a riconoscersi. E proprio perché sono consapevole e credo che quel periodo sia fondamentale per la costruzione dell'identità di una persona, mi sono sentita in quel periodo, e anzi guardandomi in maniera retrospettiva, sono convinta di quello che sto dicendo, che in quel periodo lì si è molto predisposti a questo tipo di lettura, perché la nostra identità ha bisogno di capisaldi a cui affidarsi, e un classico, la lettura di un classico, offre dei punti di vista che sono così monumentali e in certi casi imprescindibili da poter costituire pietre miliari nella formazione della nostra identità. Per me è stato così, per esempio, nella lettura dei Promessi Sposi, libro che adoro, Verga, Rosso Malpelo, Mastro Don Gesualdo, sempre per citare Verga. Sono state tutte letture che hanno sono state come linee dorate che sono andate a sanare delle ferite che avevo, o anzi molto di più, sono stati il collante dei mattoni che hanno costruito la mia persona. Forse la metafora di prima era un po' troppo drammatico style, meglio questa che è più pars construens, molto più costruttiva. E quindi, non so, poi ho deciso di dedicarmi ad altro, forse anche perché avevo voglia di... ero satura di determinati schemi letterari e volevo respirare un'aria diversa. Però vi dicevo, quest'estate, anche così condizionata in positivo, si intende, dai pareri molto favorevoli che mi hanno lasciato alcune mie amiche rispetto alla lettura del Gatto Pardo, ho deciso di intraprenderla. E cosa mi ha lasciato questo libro? Innanzitutto sono stata molto colpita dalla scrittura di Tommasi di Lampedusa, una scrittura agilissima, una scrittura che ti cattura. C'è una sottile ironia che è il vero motore dal mio punto di vista della storia. Vi dicevo, la storia racconta della famiglia dei Salina, questa famiglia aristocratica che deve affrontare la venuta di Garibaldi e tutti i cambiamenti che questo comporta. E diciamo che questo momento di cambi è analizzato e proposto al lettore attraverso l'occhio lungimirante felino del principe Fabrizio, appunto il Gatto Pardo, che con disincanto, con pragmatismo e anche con
una filosofia che è concreta ma sa guardare alle stelle, perché Fabrizio, il principe appunto Fabrizio, è un appassionato di astronomia. E tramite il suo sguardo noi guardiamo i tempi che cambiano, anche attraverso l'unione tra il figlioccio Tancredi e questa giovane bellissima Angelica, figlia del sindaco del paese dove i Salina hanno la loro tenuta di campagna. E quindi vediamo l'accostarsi di una borghesia rozza, pragmatica, ma quel pragmatismo rustico così diverso dalle finezze intellettuali e dai guizzi della mente accesi dei Salina e di un determinato tipo di aristocrazia, vediamo questi mondi che si mescolano. Cioè, in realtà io dalla storia, soprattutto da così il legame tra Tancredi e Angelica, mi aspettavo molto più romanzo, molto più avventura, forse più romanzo d'appendice. In realtà non aspettatevi questo. L'amore tra i due non ci sono ostacoli che lo impediscono, non è romantico strappalacrime, ma è un sentimento vero che è descritto con lucidità. Con lucidità, ma attraverso appunto questa scrittura che sa catturarti, coinvolgerti, sa dipingere scenari dentro al quale tu sei vividamente catapultato. Quindi questo è molto bello. E le pagine più belle di questo romanzo nascono dalla consapevolezza del Gattopardo, del principe Fabrizio. E il fulcro appunto di questo romanzo è mettere in luce le dinamiche del cambiamento, dinamiche del cambiamento che in realtà portano a un'immobilità, perché tutto cambia ma tutto resta uguale. Questa è una delle frasi che si possono estrapolare dal Gattopardo e possiamo così usare per sintetizzarne il contenuto. Le pagine più interessanti che ho letto, appunto, del romanzo sono il lucido ritratto che Fabrizio fa dei siciliani. La Sicilia e i siciliani sono tratteggiati con una veridicità, una lucidità che mi hanno fatto molto, molto pensare. Non voglio anticiparvi più di tanto, però sappiate che non ho mai letto un ritratto della Sicilia così non evocativo, ma così anche evocativo, perché in un certo senso è lungimirante se poi si pensa a tutto quello che è la Sicilia, a tante questioni e problematiche del meridione. Quindi questo vale solo per queste pagine, varrebbe la pena di incontrare Tommasi di Lampedusa e il suo Gattopardo. Io ammetto che prima di schiacciare rec e mettermi a registrare questo video, ho pensato, ma forse è meglio che mi documenti un po' di più su Tommasi di Lampedusa, su perché ha scritto il Gattopardo, insomma, legga un po' di più della critica intorno a quest'opera. Poi mi sono detta che in realtà questo non è lo scopo del mio canale, dei miei video, perché quello che porto, che voglio portare io, sono solo le mie sensazioni, la mia esperienza di lettura. Io non voglio, non sono Rai Educational, non voglio insegnare qualcosa a qualcuno, vorrei invitare qualcuno a incontrare qualcosa, sarete poi voi a scegliere la modalità con cui approcciarvi a quello che vi invito a prendere in considerazione. Però mi riprometto comunque di farmi una cultura maggiore su Tommasi di Lampedusa, non finalizzata a questo video, ma proprio a mio arricchimento personale, perché è un autore che mi ha piacevolmente colpita. È un classico moderno, passatemi il termine. E sono stata veramente piacevolmente colpita. Quindi spero che il mio parlare sul Gattopardo vi abbia incuriosito. Fatemi sapere quali sono state le vostre letture estive e io vi invito appunto a leggere il Gattopardo o qualsiasi altro classico. E vi abbraccio e vi saluto. A presto. Ciao!